trovati a Toscana Parlamento, l'appuntamento a cura della redazione di Italia 7 che vi aggiorna su tutte le attività del Consiglio regionale della Toscana, Consiglio che si è riunito con l'ultima seduta in aula e che ha discusso una proposta di risoluzione sottoscritta da tutti i gruppi consiliari che impegna la Giunta regionale ad attivarsi con il Governo per un intervento normativo contro le delocalizzazioni delle aziende. La vicenda ovviamente fa riferimento alla vertenza GKN. L'Aula del Consiglio regionale si è espressa con un sì unanime sulla proposta di risoluzione sottoscritta da tutti i gruppi consiliari che impegna la Giunta regionale ad attivarsi con il Governo per un intervento normativo contro le delocalizzazioni delle aziende. Tre i punti fondamentali dell'atto presentato dalla Presidente della Commissione Sviluppo Economico, Ilaria Bugetti. È una proposta di risoluzione che ha trovato l'unanimità, che era una voce forte che ci veniva chiesta prima di tutto dai lavoratori e dalle lavoratrici che abbiamo incontrato con il Presidente del Consiglio e la Commissione qualche giorno fa, ed abbiamo, come dire, sentito forte la responsabilità di questo atto che ci vedesse tutti insieme combattere dalla stessa parte. Il mio è un ringraziamento a tutte le forze politiche, tutte quante, ovviamente al Presidente del Consiglio e a tutti coloro che hanno condiviso questo documento oltre agli uffici. La decisione del Tribunale di Firenze ci ha aiutati a prendere tempo e di cui ringrazio la FIOM per il loro lavoro e per il loro impegno. Noi oggi abbiamo chiesto l'auspicio che vengano revocati immediatamente i licenziamenti. Abbiamo chiesto che la proposta di legge che è già stata depositata in Parlamento avvii il suo iter velocemente e anche in maniera efficace, quindi con delle proposte serie per quanto riguarda le delocalizzazioni. E qualora non ci fosse una spinta veloce da parte di questo iter, di questa legge presentata dal Ministro Orlando, abbiamo addirittura impegnato la Giunta affinché sia lo stesso Consiglio regionale a fare una proposta di legge al Parlamento. Nell'atto si chiede alla Giunta regionale di attivarsi per quanto di propria competenza, con l'auspicio che ciò possa portare a un'immediata revoca dei licenziamenti collettivi alla GKN e per monitorare l'evolversi della situazione, di impegnarsi nei confronti del Governo perché venga approvata quanto prima la proposta di legge depositata, inserendo i contenuti della proposta di risoluzione e nel caso di valutare l'opportunità di predisporre nel merito una proposta di legge toscana al Parlamento. Si chiede inoltre che venga introdotto un apparato sanzionatorio adeguato per quelle aziende che, pur avendo ricevuto contributi pubblici, decidono di trasferire altrove le produzioni e che venga fornita la massima garanzia a tutela dei posti di lavoro. È un impegno che abbiamo preso, il sostegno ai lavoratori della GKN ci ha visti protagonisti fin dalla prima parte come ufficio di presidenza, come capogruppi. Abbiamo lavorato insieme, abbiamo messo da parte le bandiere dei partiti, abbiamo detto che bisognava insieme difendere i lavoratori, doveva essere la Toscana a difendere i lavoratori della Toscana, in questo caso di Campi, ma potrebbe capitare in ogni altra città della Toscana, quindi bene essere arrivati poi alla sintesi unitaria che accompagna quella che è una sentenza del giudice, ma non è sufficiente. Noi vogliamo che sia la politica e quindi il governo ad assumersi una responsabilità importante a tutela dei lavoratori. E questa risoluzione, che si indirizza chiaramente a voler essere partecipi col governo nella soluzione, insomma, di un provvedimento che serva a evitare casi come quelli della GKN, noi sottolineiamo due aspetti fondamentali. Il primo è che si possa creare veramente un dibattito, che non c'è stato né in quest'Aula né fuori da quest'Aula, su ciò che è successo sulla GKN, per domandarsi come in una città di mercato si possa veramente tutelare l'economia nazionale, la produzione nazionale e il ruolo dei lavoratori in questo momento importantissimo che è tutto diciamo, la narrazione dell'Italia post pandemia. Dall'altro, chiaramente, e l'abbiamo visto in un testo che è stato modificato più volte, di mitigare, cioè di evitare di buttare via il bambino con l'acqua sporca, perché nelle intenzioni di penalizzare le aziende che si comportano in modo scorretto, e questo è veramente chiaro ed è oggettivo, non si vada invece a fare il gioco contrario, cioè a scoraggiare sostanzialmente quella che è la necessità invece di creare fonti di investimento che consentano appunto di facilitare gli investimenti in Regione Toscana. È arrivato il momento di fare una scelta forte a favore delle nostre imprese, ma veramente del tessuto produttivo del territorio, che non vuol dire sempre favorire e
aprire le porte alle multinazionali, vuol dire favorire le imprese che veramente incentivano la crescita economica del territorio. I lavoratori GKN, della GKN ci stanno dando una grande lezione. La proposta di risoluzione che parte oggi dalla Regione Toscana è la voce dei lavoratori verso il governo, cioè di che cosa deve contenere quel decreto antidelocalizzazione. Io ho sempre detto che quando si parla di lavoro, di tutela del lavoro, di dignità delle persone, non ci sono colori, non ci sono distinzioni. Questa è una vicenda che ormai ha assunto un respiro nazionale e sicuramente ci sarà modo di trovare una risposta a quel fenomeno che è non solo quello delle delocalizzazioni, ma soprattutto queste situazioni patologiche di licenziamenti che arrivano dalla mattina alla sera e che sicuramente poi gettano nel panico famiglie intere e quindi creano anche un'emergenza sociale. Quindi la risposta delle istituzioni è una risposta forte di vicinanza. Adesso vedremo se a livello di governo ci sarà una risposta altrettanto chiara, che naturalmente però deve partire da due logiche: da un lato la tutela del lavoro, sicuramente cercare di intervenire sulle delocalizzazioni, però non dobbiamo anche dimenticarci che in Toscana anche le multinazionali, oltre alle tante imprese, alle tante attività artigianali, alle piccole ditte che costituiscono l'ossatura del nostro sistema economico, ecco, questo rappresenta un sistema virtuoso che dà posti di lavoro. Quindi noi sosteniamo questa battaglia, però diciamo anche no a quelle logiche punitive che vedono talvolta diciamo, le imprese sul banco degli imputati, quando invece ci sono tante ottime imprese che danno lavoro nella nostra regione e che meritano altrettanto di essere sostenute. Il presidente della Regione Eugenio Giani ha dato comunicazione relativamente ai fondi europei in arrivo per la Toscana e subito dopo è iniziato il dibattito in aula. Nei prossimi 7 anni la Toscana avrà 1 miliardo 229 milioni dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, 1 miliardo 83 milioni dal Fondo Sociale Europeo e 143 milioni di euro da un altro stanziamento dell'Europa, il programma europeo Italia-Francia Marittimo. È stato il presidente della regione, Eugenio Giani, a dare comunicazione. Ma io ritengo che quando si porta lo stanziamento di fondi europei di un terzo superiore a quello che era i fondi europei nel 2014-2020 e per il 2021-2027 noi abbiamo a disposizione sostanzialmente 2 miliardi e 300 milioni, più quelli agricoli 3 miliardi e 3, più ambizioso di così i consiglieri regionali, il consiglio regionale, chi possono avere. Probabilmente Galli fa un ragionamento da esponente dell'opposizione, quindi l'esponente dell'opposizione deve sempre trovare qualcosa, ma io ritengo che obiettivamente chi guarda le vicende della politica e si rende conto che il presidente Eugenio Giani arriva con una contrattazione fatta duramente, con costanza, con pervicacia, sia a Roma sia a Bruxelles, e rispetto ai fondi europei 21-27 noi abbiamo a disposizione sui 4 fondi 3 miliardi e 3, insomma ritengo che sia stato un grande successo. Distante dalla narrazione del presidente Giani si dichiara Vittorio Fantozzi. Il documento tratteggia una situazione pre-Covid e post-Covid su cui non conveniamo, ha detto Fantozzi. Abbiamo ascoltato la grande narrazione del presidente Giani in aula su un documento che ci è stato presentato la settimana scorsa, un documento che sostanzialmente fa una narrazione molto curiosa della situazione prepandemica e soprattutto prepandemica in Toscana e su quello sostanzialmente che deve essere il modus operandi per investire nel momento in cui andiamo a ripartire tutti assieme. Ora torneremo in aula a metà di ottobre e Fratelli d'Italia ha intenzione sostanzialmente di rispondere a questo papier presentato oggi dal presidente Giani con proposte sostanzialmente costruttive, capaci di portare un contributo a una narrazione che rimane sostanzialmente fino ad oggi molto generica e sui generis. Soddisfazione del capogruppo di Fratelli d'Italia, Francesco Torselli. Che ancora siamo in fase embrionale, quindi c'è intanto un dato di fatto positivo che mi fa piacere sottolineare. Evidentemente chi ha preceduto questa giunta o non era così tanto capace di fare le trattative in sede europea o in sede di
assemblea Stato-Regioni, oppure non era in grado di spendere in una maniera opportuna i soldi, visto che il primo dato che ci è stato riferito è che la Toscana per i prossimi 7 anni ha preso un terzo in più di fondi dall'Europa rispetto agli ultimi 7 anni. Quindi il grande governatore Rossi, che si vantava di avere questa grande capacità di concentrare fondi sulla Toscana, ne prendeva un terzo in meno di quanto hanno preso adesso la nuova giunta. Quindi questo è sicuramente un dato positivo. Poi ci sono tutti i dati negativi, e i dati negativi sono il fatto che la regione Toscana è ancora lontana, anni luce, dalle regioni virtuose del nord sotto tanti aspetti. La Toscana, ne dico una su tutti, si parla tanto di mobilità sostenibile, la Toscana ha l'8% di colonnine di ricarica elettrica diffuse sul territorio nazionale, la Lombardia ne ha il doppio. Il trasporto pubblico su gomma è ancora il trasporto pubblico predominante in Toscana, nonostante sia la fonte maggiore di gas serra. La speranza è che, visto che sono arrivati tanti soldi, in tutto sono quasi 3 miliardi di euro da destinare alla regione toscana, che questa giunta faccia le scelte giuste. Chiara la risposta per il consigliere della Lega Giovanni Galli: spendere presto e bene le tante risorse a disposizione. Non basta, secondo il mio punto di vista, dare il sostegno alle aziende se poi dopo non investiamo nelle grandi infrastrutture che permettono alla Toscana di tornare ad essere organica. Adesso abbiamo una macro area che è quella che viaggia intorno all'Arno, e abbiamo un'altra area importantissima da sviluppare che è quella della costa, e che non è assolutamente presa in considerazione. Abbiamo dei porti, aeroporti, interporti che devono essere collegati alla macro area di Firenze, e poi dopo partire e andare verso il nord dell'Italia e verso il centro dell'Europa, dove c'è la vera economia. Ecco, noi in questo momento l'intervento che è stato fatto dal Presidente è stato un intervento per continuare a galleggiare. La Toscana non ha bisogno di galleggiare, la Toscana ha talmente tante risorse che ha bisogno di tornare ad essere, ad elevarsi a regione guida, perché questo è quello che noi abbiamo all'interno della Toscana. Riteniamo che i fondi comunitari siano la forza del nostro agire, le risorse comunitarie certe, queste sono sicure, dobbiamo programmarle, dobbiamo creare sviluppo, lavoro, consentire ai territori periferici di avere nuove opportunità, consentire alle grandi città di diventare città di carattere europeo, ma soprattutto tenere fede ai nostri impegni rispetto ai giovani, rispetto agli anziani, rispetto al sociale, rispetto agli impegni culturali. Dobbiamo fare una Toscana che anche nella svolta ambientale sia protagonista a livello europeo, che con queste risorse faccia uno scatto in avanti. Richiamo di queste ore anche della richiesta dei giovani di avere più ambiente, una Toscana più innovativa, e poi soprattutto infrastrutture e lavoro credo che siano i cardini dell'allocazione di queste risorse. Quindi noi ci batteremo in questi anni per allocare queste risorse nel modo più congruo e utile per la Toscana. E grazie all'impegno costante e intenso del Consiglio regionale, ma anche alla solidarietà e alla tenacia dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori stessi, che si è risolta positivamente la vertenza Sittel, con l'assunzione da parte di team e servizi digitali di 135 lavoratori che erano distribuiti in varie città della Toscana. Si è risolta positivamente la vertenza Sittel, con l'assunzione da parte di team servizi digitali di 135 lavoratori distribuiti fra Campi Bisenzio, San Miniato e Grosseto, e il pagamento di 6 mensilità di stipendi arretrati in data 10 settembre. Una soluzione arrivata dopo l'intenso impegno del Consiglio regionale nei diversi incontri con i rappresentanti dei lavoratori. Sono orgoglioso che in tutte queste vertenze, a partire da quella di Sittel a quella di GKN, tutto il Consiglio regionale sia insieme, e questa è la nostra forza. Non dividiamoci mai secondo logiche politiche nazionali, ma poniamo al centro sempre i cittadini, le persone, il lavoro. Questa è la sfida che ci attende. La vertenza Sittel è un risultato positivo, ma non abbassiamo la guardia, perché ce ne sono tantissime altre vertenze che richiedono la nostra vicinanza, il nostro sostegno e, come dire, un lavoro di comunità tutti insieme. La Sittel è un'azienda di prima fascia che ha occupato circa 500 lavoratori in Italia, di cui circa 140 in Toscana, nelle sedi di Campi Bisenzio, San Miniato e Grosseto. Da loro è dipesa buona parte delle attivazioni e delle riparazioni della telefonia fissa e mobile della Toscana. Sittel opera nel settore della telefonia per la posa e la manutenzione di fibra, rame e mobile, e sullo sviluppo del 5G. I principali committenti sono TIM e Open Fiber. In entrambi i casi Sittel è strategica, cosiddetta di prima fascia. Sittel lavora in un settore fondamentale, come dimostra
frustrato con l'emergenza Covid-19 per il diritto alla connessione, la didattica e formazione a distanza e la digitalizzazione del Paese. Il messaggio che noi oggi qui vogliamo dare, oltre al ringraziamento non formale ma sostanziale alle istituzioni che si sono sempre dimostrate attente, pronte, addirittura noi abbiamo fatto presidi e la regione è venuta giù a parlare con i lavoratori, che non è proprio scontato, quindi noi oltre al ringraziamento il messaggio che vogliamo mandare è che si può fare, cioè noi viviamo tante vertenze anche sul nostro territorio che possono essere risolte se seguiamo l'esempio che abbiamo vissuto. Noi siamo venuti qui per ringraziare le istituzioni, perché secondo me quando tutti lavorano per il proprio compito che hanno, il risultato si ottiene. In questo caso la Regione ha fatto il proprio lavoro, la Prefettura ha fatto il proprio lavoro e l'RSU hanno parlato con i lavoratori, hanno fatto da filtro affinché i lavoratori stessero calmi e dassero fiducia a tutte le istituzioni, e questo è stato il risultato appagato alla fine, perché tutti hanno potuto riscuotere i loro stipendi dopo 6 mesi che non riscuotevano. La situazione è stata molto, molto gravosa per noi, non riuscivamo nemmeno a dormire la notte pensando a come risolvere il problema. Siamo molto contenti del risultato ottenuto e siamo venuti qui appunto a rendere una nota a tutti i cittadini, perché sia ad esempio che nonostante tutto qualche volta le cose vanno come devono andare. Da Toscana Parlamento è tutto, gli aggiornamenti dall'Aula del Consiglio regionale tornano la prossima settimana. Grazie per averci seguito.